Sì, da contratto dobbiamo dare delle anticipazioni sui palinsesti, quindi è pronto il collegamento con la redazione del Benissimo. settimanale Anteprimi, Antiprimi. anteprimi. Bene, bene, bene. Grazie. Anteprimi è sacro. Grande successo. Annoghiotti. Con due G davanti. Annoghiotti. Noi siamo veramente contenti di avere qui tra Grazie. noi un giornalista, giusto? Lei è un giornalista. Sì, sono un Posso? giornalista. Io sono Bene. iscritto all'album dei giornalisti. All'albo. Sì, È iscritto all'albo da quanto, per io curiosità? sono iscritto dal 30. Ah, la facevo più giovane, No, dal veramente. 30 gennaio del 2009. Ah, ho 6-7 capito. anni fa, qua non so il calcolo Una preciso. cosa fresca, Allora, benissimo. sono tante le notizie stasera. Io Ma, sì, cercherò di sono essere pronti. veloce perché so che ci sono tanti ospiti. Cercherò di No, no. correre. Leggo, magari leggo solo le prime lettere. Ve, se, be, ter. Così. No, non mi sembra una bella idea, poi non si Non si capirebbe. capisce niente. Esatto. Allora, leggo normale. Leggo Sì, normale, no? leggi Allora, quella la normale. campagna acquisti, vuole sapere? Sì. Allora, alla 7. Alla 7 Cristina Parodi passa alla 7. Sì. Bene. Massimo Giletti passa alla 7. Bene. Marzullo passa alla 7 e farà un No. programma in diretta alle 4 e mezzo di mattina in diretta. La Santa Messa della domenica di Rai 1 passa alla 7. E Pladinette, che era versione donna, era già passata alla 7, però versione uomo era rimasto a Canale 5. Forse la 7 se lo prende al completo, sia uomo che donna. D'accordo, bene. Siamo felici. Allora, vediamo le novità. Sì, Allora, grazie. pomeriggio 5 c'ha ospite 8 mamme disperate, e mentre Rai 1 ce n'ha, la vita in diretta ce n'ha solo 4. Quindi Barbara D'Urso è strafelice perché stracontenta che strabatte la Mara Veniera, no? Certo, perché ha più mamme Sì, disperate, Barbara però D'Urso. la vita in diretta. Allora, la finita. La vita in diretta, scusi, ha una bellissima scaletta. Sì, certo. Lunedì ci sono 3 funerali di fila, poi c'è un disoccupato e le 2 orfanelle saranno. Martedì una coppia di sposi separati che si sono sposati il 2 marzo di quest'anno e si sono lasciati lo stesso giorno dopo 18 minuti. E sono io. Un record. Mercoledì ospiti, chi ci sarà? Un ladro gentiluomo che fa le rime e una suora che lava i cavalli gratuitamente. Giovedì Sì. purtroppo, siccome ho appoggiato la pizza poco fa qua, se c'è, non si legge Non bene. si legge. Giovedì matale. Matari. Matale, non so che cosa, è la macchia qua. Venerdì, invece, in esclusiva ci sono ospite 2 sorelline che non si vedono, quindi si incontrano, non si vedono da 11 giorni. Che emozione che sarà. Queste poi invece sono novità che riguardano Rai 2. Sì. Rai 2 da non confondersi con Rai 3. Ah no. Inizia, riprende, scommettiamo che una Benissimo. fatidica trasmissione di tanti anni fa. Chi presenta allora? Presenta Non lo so. Anna? No, Anna Falchi. Anna? Oxa. No, Anna? Tatangelo, non lo so. Paola Perego, Paola Perego. Vabbè, non Le vale però. scommesse, il primo Va bene. scommettitore. Primo scommettitore Pippo Pulci, Sì. un bambino di 10 anni minorenne. Beh, ho 10 anni, sono minorenne, sì. Di San Benedetto del Sì. Tronto. Che scommette che bendato, fa una scommessa, bendato utilizzando solo il tatto. Cosa Sì. significa il tatto? Significa. Brava, brava. Utilizzando solo il tatto, bendato, riesce a distinguere una chitarra da un pianoforte. Lui bendato, senza guardare il Un bambino, mago. tocca e scommette che riesce a indovinare in 2 minuti qual è la chitarra Ah, e ci qual mette è pure il 2 minuti. pianoforte. Bene. Secondo scommettitore. Questo è molto interessante. Enzo Labua. Enzo Labua, che con soli 6 morsi Sì. riesce a mangiare una banana intera. Ultimo scommettitore, Sì. ultimo, ma non ultimo nella vita, ultimo Naturalmente. scommettitore, il signor Aldo Carbone di Cuneo,
che scommette che riuscirà a trascinare, tirando con le orecchie, con la corda tirata legata alle orecchie, un pullman da Torino fino a Pinerolo per 40 km, tirando con le orecchie. Beh, in sì che... 40 minuti, 40 km in salita. Questa sì, che è molto interessante. Infatti, sì. Rai Fiction, dall'uomo che tira il pullman con le orecchie, farà una miniserie in due puntate. Vedi. Intitolata L'uomo che tira il pullman con le orecchie. Sì. E il protagonista sarà Beppe Fiorello. Beppe Fiorello. Noi. Evviva! Ci vediamo in edicola lunedì. Lunedì in edicola. Se, lunedì, se volete, siamo su internet. Pure. Siete anche su internet. www. Ci vediamo lunedì in edicola. Chioccia 123 Anteprimi. Complimenti per il programma. Ciao. Va bene, arrivederci alla prossima settimana. Quindi, in edicola.